L'oggetto principale è uno degli altri dubbi che tutti voi imprenditori avete quando costituite una società all'estero, perché mi dite: guarda Luca, io costituisco la società all'estero, facciamo di nuovo esempio il Regno Unito, però il 100% del mio fatturato è fatto in Italia. L'oggetto principale è una cosa diversa dal mercato di sbocco. Il fatto di avere il fatturato al 100% in Italia, dal 90 al 100% in Italia, non mi determina automaticamente l'esistenza dell'oggetto principale in Italia. Quindi io posso andare all'estero con una società e fare business anche in Italia o esclusivamente in Italia, senza per forza dover pagare le tasse in Italia, senza per forza che quello sia considerato dall'amministrazione finanziaria al mio oggetto sociale. L'oggetto sociale è una cosa un po' più complessa di così, è un concetto che deriva dall'ordinamento civilistico e di nuovo per determinare che cos'è l'oggetto principale non si guarda lo statuto societario, quindi tu nello statuto puoi scrivere che fai 2000 cose, ma si fa vedere l'attività effettivamente esercitata. Quindi se tu per esempio nello statuto dici che ti occupi di attività commerciale, ma poi alla fine l'unica cosa che fai è fittare immobili, evidentemente il tuo oggetto principale in caso di accertamento e di contestazione sarà l'attività di gestione immobiliare, non tantomeno la compravendita commerciale che dici di fare, ma di fatto non fai. Quindi nell'oggetto sociale, nello statuto, posso scrivere quello che voglio, ma quello che fa fede evidentemente è l'attività in concreto esercitata nel luogo. Varie interpretazioni, c'è tanta, chiaramente parliamo di 30 anni di giurisprudenza su questo argomento del soggetto dell'oggetto principale. Quello che devi sapere però è quello che ti ho detto prima. Il fatto di avere il fatturato al 100% in Italia non determina il tuo oggetto principale in Italia, quindi non sei fiscalmente residente in Italia. Per oggetto principale devo andare a vedere l'attività e se è effettivamente esercitata e come la faccio. Il problema è questo, cioè se per esercitare questa attività io ho impianti in Italia, clienti in Italia, fornitori in Italia, agenti che lavorano per me, in Italia, ho investito determinate risorse produttive in Italia, ho magazzini in Italia, eccetera, eccetera. Cioè, al di là degli elementi, devi andare a guardare quali sono gli elementi attraverso i quali l'oggetto principale è espletato. Perché se hai un sito internet che vende degli infoprodotti in Italia, allora il problema dell'oggetto principale non si pone. Se però hai, che ne so, ti occupi di impianti fotovoltaici, quindi chiaramente devi costruire gli impianti in Italia, oppure hai un'attività commerciale che devi svolgere per tramite di agenti italiani, e quindi a mano che aumenta la tua presenza, gli elementi della tua attività, i vari elementi che possono costituire la tua catena del valore, sono sempre più numerosi in Italia, allora lì devi porti il problema dell'oggetto principale, non solo di oggetto principale, ma anche di stabile organizzazione, che è un concetto che molto spesso viene utilizzato in realtà anche dalla giurisprudenza, anche dall'amministrazione finanziaria per combattere l'estroversione. Cioè ogni qualvolta non riesco a determinare la sede dell'amministrazione, non riesco a dimostrare che l'impulso volitivo veniva dall'Italia, allora vado a cercare di prendermi, di dire che quella società, invece di avere la sede dell'amministrazione, ha una stabile organizzazione, o l'oggetto principale, che sono due concetti che a tratti si sovrappongono. Okay? Quindi di per sé l'oggetto principale, lo ribadisco perché non è mai abbastanza, l'oggetto principale non è il mercato di sbocco. Quello che devi andare a vedere e ad analizzare effettivamente quali sono gli elementi per il tramite dei quali svolgi la tua attività, quanti ce ne hai e se sono in Italia. Questo può dare un problema di oggetto principale, quindi può dare un problema di attrazione in Italia della società estera, estroversizione, e può dare anche un problema dall'altro lato di stabile organizzazione. E abbiamo esperito la prima parte della conversazione, quindi adesso siamo in grado, sappiamo perfettamente quando una società è considerata fiscalmente residente in Italia. E sappiamo anche che il nostro legislatore attrae a tassazione anche i non residenti su particolari tipologie di reddito, in particolare i redditi, te lo ripeto, indicati all'articolo 23. L'importante è che adesso nel tuo cervello si accendano più lampadine ogni volta che pensi di costituire una società offshore che ha per oggetto di riferimento il mercato italiano. O non vuoi muoverti, non vuoi muovere il culo dall'Italia.